In questo video ti mostrerò come generare lead e contatti con gli annunci di Facebook Ads. Ti fornirò una guida passo dopo passo su come impostare una campagna progettata per generare molti lead con gli annunci di Meta a basso costo. Ma prima di iniziare con la pratica, anzitutto vediamo che cos'è la lead generation. La lead generation è quell'azione di marketing volta all'acquisizione di contatti di potenziali clienti interessati a un prodotto o a un servizio che offri. Il lead è quindi il potenziale cliente che decide di lasciare i suoi dati in cambio di qualcosa, di solito il cosiddetto lead magnet. Tuttavia parliamo di lead generation anche quando l'utente compila un form per effettuare una richiesta di preventivo o comunque in qualsiasi altro caso in cui lascia i suoi recapiti all'azienda. Ora iniziamo subito a vedere all'interno del business manager come creare una campagna volta alla lead generation. Per farlo entro in un account d'esempio e inizio a impostare la prima campagna. Come primissima cosa clicchiamo sul bottone verde crea e si apriranno la scelta dell'obiettivo. Non mi dilungo troppo, non farò vedere in questo video step by step ricoprendo tutte le impostazioni perché ho fatto diversi tutorial per principiante in cui puoi recuperare tutte le voci che troverai all'interno della creazione della campagna, ma partiamo scegliendo appunto l'obiettivo adatto e quindi quello di contatti. Clicchiamo su continua e vediamo che si apre la nostra classica schermata di creazione di campagna con i diversi livelli: campagna, gruppo di inserzioni e inserzioni. In questo caso le impostazioni sono abbastanza semplici e c'è poco da modificare. Innanzitutto gli diamo sicuramente un nome, lead generation. Crolliamo verso il basso, l'unica cosa di cui dobbiamo assicurarci è attivare il budget della campagna Advantage Plus. Una volta fatto gli impostiamo un budget che sia abbastanza veritiero, anche qui non mi dilungo troppo sul quanto budget utilizzare. C'è un video a riguardo e ti invito ad approfondire l'argomento. Quindi passiamo subito al gruppo di inserzioni e clicchiamo avanti. Al gruppo di inserzioni ci sono alcune cose da modificare e alcune impostazioni che dobbiamo tenere a mente in base a che cosa tratta la nostra attività. Innanzitutto vedete che come livello di conversione abbiamo diverse soluzioni. Possiamo generare lead tramite moduli interattivi, tramite sito web, tramite Messenger o altre app di messaggistica. Il mio consiglio personale è: se avete un sito web potete spingere del traffico all'interno del vostro sito in modo che la persona interessata al vostro prodotto o servizio arrivi vedendo la pubblicità, atterri sul sito e all'interno del sito chiaramente ci dovrebbe essere un form. A questo si aggiungono tantissime criticità in termini strategici e in termini tecnici. Sul sito dovrà essere installato il pixel e in questo caso per questo video tutorial inizieremo a utilizzare i moduli interattivi perché la maggior parte delle persone, delle attività locali che fanno lead generation magari non hanno neanche il sito internet. Grazie ai moduli interattivi si potrà raccogliere email e contatti dei propri potenziali clienti senza avere neanche un sito web. Quindi la prima cosa che ci dobbiamo assicurare di fare è cliccare su conversioni e moduli interattivi, che è già completato di default, e adesso all'interno del video capirete subito di che cosa si tratta. Successivamente sotto c'è una pagina Facebook, quindi assicuratevi di selezionare la pagina Facebook corretta relativa al vostro business. Se siete come noi che avete diverse pagine Facebook, diversi clienti, selezionate quella giusta. Scrollando verso il basso, obiettivo di prestazioni. Come obiettivo di prestazioni ci limitiamo a lasciarlo così come di default, quindi ottimizza al massimo il numero di contatti, che è l'obiettivo principale che vogliamo. Stiamo chiedendo a Facebook di portarci quanti più contatti possibili a poco costo. Scrolliamo verso il basso e iniziamo a impostare il nostro target. Come vi ho sempre detto all'interno dei tutorial su Facebook Ads, il gruppo di inserzioni è responsabile della gestione del target. È in questo punto della struttura della campagna che noi chiediamo a Facebook a chi far vedere la nostra inserzione. In questo caso, se ci richiamo su controlli del pubblico, possiamo sicuramente selezionare il posto se la vostra è un'attività geolocalizzata, quindi un'attività local, oppure avete delle specifiche, quindi volete dei clienti per una specifica regione. In questo caso possiamo mettere Lombardia e vedrete che vi apparirà qua. Oltre a questo possiamo andare ancora più nel dettaglio, chiedergli e dirgli quali sono i nostri potenziali clienti. Lo possiamo fare da qui. In questo caso all'interno di pubblico di Advantage, opzione nuova di Facebook Ads che consiglio sempre di utilizzarla ai principianti, è impostare il range di età del vostro potenziale cliente. Se abbiamo un cliente che sappiamo essere maggiore di 30 anni, possiamo restringere la fascia d'età a 30-65. Tutti i generi, anche qui, se avete un pubblico prettamente femminile o prettamente maschile, in questo caso
caso potrete sceglierlo. Per il momento lasciamo tutti. Targetizzazione dettagliata. In questo caso, in questa sezione, possiamo stabilire gli interessi del nostro potenziale cliente. Poniamo il caso che stiamo facendo advertising per un pubblico che potrebbe essere interessato ai servizi di marketing. In questo caso, una targetizzazione dettagliata potrei inserire digital marketing come interesse. Ancora una volta, nel 2024 non è estremamente fondamentale dirigere Facebook in questa direzione utilizzando il pubblico advantage oppure gli interessi, perché come vi ho detto, perché il pubblico advantage plus sono semplicemente delle indicazioni che andremo a dare all'algoritmo di Facebook, che analizzerà e poi in tutta autonomia cercherà persone che potrebbero essere interessate al nostro servizio anche se non rientrano in questi parametri che noi gli abbiamo dato. Questa, ricordo, è semplicemente un'indicazione che stiamo dando a Facebook, non è così restrittiva. Scrollando verso il basso possiamo lasciare i posizionamenti, tutti i posizionamenti come sempre, e ci richiamo quindi a livello di inserzioni, che qui è dove avviene tutta la parte di lead generation. L'inserzione appunto è il posto dove andremo a inserire le nostre creatività, quindi immagine e video, la nostra parte visiva dell'inserzione, e ci sono delle impostazioni che è molto interessanti che adesso andremo a vedere per raccogliere lead senza neanche avere un sito e quindi direttamente sulla piattaforma. La cosa di cui ci dobbiamo assicurare è ovviamente essere sulla pagina Facebook corretta e sulla pagina Instagram corretta. Scrollando verso il basso vediamo che figurazione dell'inserzione possiamo scegliere tra immagine o video oppure anche un carosello. Anche qui scrolliamo verso il basso, c'è pochissimo da modificare se non alcune impostazioni più avanti. Creatività dell'inserzione, qui è il posto dove andiamo a inserire all'interno dell'inserzione il nostro annuncio. Andiamo ad aggiungere l'immagine, in questo caso immagini puramente di esempio, andiamo a lasciare tutto così com'è e clicchiamo su fine. Successivamente vedrete l'anteprima delle inserzioni a lato per vedere una preview di quello di cui state facendo. Testo principale, anche qui inseriamo il testo, non mi dilungherò troppo su cosa dovreste inserire e ho fatto un video riguardo appunto su tutta la parte di copywriting, quindi recuperatevelo e così non sono ripetitivo. In ogni caso, vuoi un audit Facebook, verrà visualizzato all'interno della caption della nostra inserzione, il titolo anche qui scrivere quello che ci pare, lo vedrete e lo vedrete qui il title. Anche qui la descrizione di solito si usa per generare un po' di social proof, quindi migliaia di clienti. Call to action, iscriviti. Ora passiamo alla parte interessante per questa strategia di lead generation ad a basso costo. Iniziamo a realizzare il nostro modello e la destinazione per la lead generation. Come vi ho detto, utilizziamo il modulo interattivo e da qui nella sezione destinazioni andremo a creare un modello. Come vedete possiamo usare un modello che è già precostruito da Facebook stesso che va modificato oppure crearne uno da zero. Quindi in questo caso usiamo un modello che ci fa risparmiare tempo con un modello flessibile, clicchiamo su usa modello e abbiamo una serie di scelte. Raccoglie informazioni rapide e semplici, qualifica i contatti, offre contenuti con accesso limitato, acquisisci clienti con interazione elevata. Il mio consiglio è iniziare con qualifica i contatti. Ci sono diverse opzioni in questo caso. Raccoglie informazioni rapide e semplici vuol dire che ci sarà un modello, come in questo caso l'anteprima che vedete qui a destra, nella quale l'utente, il possibile cliente, inserisce i propri dati. Però cosa può succedere? Quando noi facciamo poche domande al possibile lead, è vero sì che avremo un costo per lead inferiore, ma avremo anche una qualità del lead che è sicuramente inferiore, perché non facendo domande e non qualificando il lead come nella opzione numero 2 andiamo magari a raccogliere molte più persone ad un costo minore che però ha possibilmente un tasso di conversione minore. Anche qui non c'è una risposta esatta, sicuramente va testato. Il mio consiglio è iniziare con qualifica clienti e oltre a raccogliere le informazioni gli si possono fare alcune domande per qualificare appunto l'utente e avere dei contatti molto più puliti. Quindi proseguiamo su personalizza. Come vedete qui sulla destra avete sempre un'anteprima di quello che sarà il modulo. Andiamo su personalizza. Benissimo, nome del modulo, iniziamo sicuramente con il nome del modulo, quindi contatti. Se faccio lui audit come scrivo, ok. Iniziamo dalla prima e proseguiamo nell'ultima voce. Tipo di modulo. Ci sono tre opzioni. Anche qui l'idea è sempre quella di testare. Un mio suggerimento. Allo stesso modo ci sono diverse opzioni e servono principalmente per dire a Facebook che tipo di utente stiamo andando a cercare. Volume maggiore è abbastanza esplicativa. Usa un modulo facile da compilare e inviare su un dispositivo mobile. Questo, come prima, avrà come conseguente un abbassamento del costo del lead, ma anche una minore qualità. Il mio consiglio è
iniziare con interazione, intenzione più elevata. Questo comunica a Facebook di andare a cercare persone che sono altamente vicine alla conversione e quindi un lead più qualificato. Proseguiamo avanti e andiamo su presentazione. In questo caso potete gestire il design e tutto ciò che inserirete all'interno del modulo, ok? In caso possiamo inserire un'immagine, possiamo dirgli usa l'immagine della tua inserzione, la vedete qui in background, altrimenti potete aggiungere un'immagine custom. Ok, ora il prossimo step è iniziare con i saluti. Questa è un'opzione che vi consiglio di inserire perché va ancora a presentare e a qualificare il lead, gli si va a ricordare perché sono entrati all'interno del modulo e qual è il servizio che offrite. Comunica alle persone perché dovrebbero compilare il modulo e qualsiasi dettaglio pertinente. Quindi un titolo, puoi dare il fatturato della tua azienda, ricevi audit gratuita. Una volta impostato il titolo, lo vedete, appare proprio qui. E qui iniziamo a modellare il nostro modulo interattivo per la gestione dei lead. Successivamente andiamo alla sezione delle domande. La sezione delle domande è appunto la sezione in cui andiamo a qualificare il lead e andiamo a chiedergli tutti i contatti. In questo caso possiamo aggiungere domande personalizzate, che è la cosa che vi consiglio di fare. Quindi più domande inserirete, più il costo per il lead si alzerà, ma il lead sarà più qualificato. Quindi sarà più facile farlo convertire a posteriori. In questo caso vi consiglio di aggiungere almeno un paio di domande per qualificare meglio il lead. Nel nostro caso, prendendo come esempio il servizio di audit di Facebook Ads, possiamo andargli a inserire una risposta multipla. Budget, spendi, ads, 1000, 1000, 2000, 2000, 5000, aggiungi, 5000, 10000 al mese, 10000, budget, spendi al mese per le tue Facebook Ads. Aggiungi un'altra domanda, risposta multipla. Vorresti migliorare, imparare a scalare, usare il ROI, avere un parere sulla strategia, eccetera eccetera. Quindi vedete che abbiamo aggiunto domanda 1 e in questo caso verrà visualizzata all'interno del modulo qui a destra. Quanto budget spendi al mese per le tue Facebook Ads? L'utente andrà a selezionare quanto spende. Cosa vorresti migliorare? Quindi la domanda numero 2. Una volta che l'utente risponde alla domanda 1, scatta la domanda numero 2. Una volta completate tutte le domande, quindi la parte che ci permette di qualificare il lead e avere dei lead più qualificati e più vicini alla conversione e vogliosi di avere il servizio, che ovviamente fare delle domande richiede più effort da parte dell'utente, e quindi un utente, se è veramente deciso di utilizzare il nostro servizio, sarà molto più facile che completerà tutte le domande e lascerà il suo contatto. Proseguendo abbiamo tutta la parte di precompila le domande, che è esattamente dove l'utente lascerà i propri contatti. Anche qui c'è sempre il solito discorso: più domande gli fate e più la qualità del lead sarà ottima, meno domande gli fate più il costo per lead sarà inferiore. Non c'è una risposta esatta in questo. Il mio consiglio è: cerca di fare alcune domande per qualificare il lead e quindi scremare tutte le persone che non sono in qualche modo troppo interessate al servizio o al prodotto. Cerca di fargli un paio di domande, ma non esagerare, perché il costo per lead potrebbe essere molto più alto. Anche qui fornisci i tuoi dettagli in modo che possiamo metterci in contatto con te e discutere del tuo caso specifico. Ci sono alcune domande, in questo caso nome e cognome, email, numero di telefono, vi consiglio sempre di inserirlo. In questo caso possiamo inserire diverse informazioni, chiedergli informazioni di contatto, dove abita, quindi città, stato, paese, codice postale, informazioni sull'utente, domande relative alle informazioni demografiche, quanti anni ha, stato sentimentale, eccetera eccetera, informazioni sul lavoro, numero di internazionale, eccetera eccetera. Ok, proseguendo nella creazione del nostro modulo abbiamo informativa sulla privacy. Qui, se avete un sito, ovviamente il link della privacy del sito andrà linkato in questo caso qui, tobia.it/privacy. Ok, testo del link, aggiungi un disclaimer se volete aggiungere un disclaimer, schermata di controllo. La schermata di controllo appare solo quando andrete a impostare il tipo di modulo interazione più elevata, perché appunto gli dà un riassunto di tutto ciò che hanno scritto e di riconfermare l'invio dei propri dati. Lo vedete proprio qui, pagina finale, che è la pagina di ringraziamento. Il modulo interattivo in questo caso, se avete notato, è fatto da tre parti principali. La prima, un messaggio di benvenuto che dà un'idea chiara di che cosa tratta il nostro servizio, glielo ricorda anche se l'ha già visto nell'inserzione prima di cliccare. La seconda parte è dove l'utente risponde a tutte le domande e lascia i propri dati, e la terza è una pagina di ringraziamento. In questo caso molto semplice, gli potete semplicemente dire grazie, operazione completata, un membro team si metterà in contatto
con te. Nel frattempo potete fargli visualizzare il sito web oppure lasciarlo così, ok? Fino qui abbiamo creato il nostro modulo, che è il modo più snello e più rapido per raccogliere contatti di possibili clienti senza avere un sito web. Una volta creato il modulo, abbiamo la nostra inserzione che abbiamo creato nella sezione dedicata alla creatività dell'inserzione. A questa inserzione è collegato il nostro modulo interattivo, quindi al click della persona che visualizzerà la nostra inserzione si aprirà il modulo interattivo che abbiamo appena creato. Ok, una volta completato la creazione del modulo, la nostra creazione dell'inserzione, siamo pronti a partire a pubblicare la nostra campagna. E in questo caso si preme su pubblica. Ora, che tipo di struttura pubblicitaria dovreste usare? Come sempre, l'idea per ottimizzare le nostre inserzioni è avere più gruppi di inserzione. L'unica cosa da modificare potrebbe essere sicuramente il target, quindi provare diversi target, prendere un pubblico broad piuttosto che un pubblico segmentato per interessi o delle lookalike. In alternativa, se avete un business che offre più servizi o più prodotti, potreste suddividere per servizi e per prodotti il gruppo di inserzione. Quindi avreste una campagna con diversi gruppi di inserzione, su gruppo di inserzione 1 dedicato all'audit Facebook Ads, gruppo di inserzione 2 dedicato alla consulenza su Facebook Ads, un gruppo di inserzione numero 3 dedicato alla gestione delle campagne. All'interno di questi gruppi di inserzione possiamo avere diversi moduli e diverse creatività. Anche qui ci sono tantissime impostazioni che potete testare. Vi ho fatto vedere come di solito creo le campagne di lead generation con quella che secondo me è un ottimo sweet spot tra costo del lead e qualità del lead. Anche qui cercate di testare. Se avete una struttura aziendale che vi permette di gestire tanti lead, quindi cercare di raccogliere quanti più lead possibili a un costo minore, e avete un buon commerciale che si smazza tutta la parte di vendita, allora cercate l'impostazione che aumenta i volumi. Altrimenti, se volete un lead più qualificato, utilizzate un modulo interattivo, ci permette di avere meno lead ma più qualificati. Per concludere, voglio ricordare che ci sono tantissime varietà di business, quindi ci sono attività local, ci sono attività che offrono servizi, attività che offrono prodotti high ticket che hanno bisogno di lead generation. Questa è solo una struttura, ma che secondo me può essere abbastanza generica per un po' tutti i business. L'alternativa è, come vi ho detto, utilizzare la campagna lead generation ma spostando il traffico sul sito, in modo che l'utente veda la creatività, clicchi sulla creatività, atterra sulla landing page. All'interno della landing page ovviamente viene spiegato il servizio o il prodotto con un form da compilare per lasciare la richiesta di preventivo o il lead per essere ricontattato. Penso che per concludere questo approccio di generazione lead sia molto molto facile da utilizzare. Probabilmente pre iOS 14 di solito utilizzavo la lead generation attraverso il sito web, ma adesso in realtà sono molto più in linea per utilizzare il modulo interattivo. Come visto, è estremamente semplice da utilizzare e da impostare, e ti consiglio di testarlo se non l'hai già fatto. Per oggi è tutto, spero che questo tutorial ti sia stato d'aiuto. Se vuoi approfondire tutte le voci per creare le tue campagne di Facebook Ads, ti lascio il link del video del tutorial per Facebook Ads per principianti, e noi ci vediamo presto. Ciao!